E proseguiremo verso la Sagrada Famiglia. Dietro di questi palazzi a destra c'è la Piazza Catalogna, che è il centro città, è la piazza principale che divide il quartiere gotico là sotto con tutto il quartiere dell'Eixample, l'estensione. Così le due strade più famose, che sono la Rambla e il Passeig de Gràcia, iniziano o finiscono nella piazza principale. E possiamo notare che stiamo in centro città, più macchine, più persone. È questa via più elegante, meno piena della Rambla, che è pienissima di persone. Qua dove abitava la borghesia 100 anni fa, il quartiere dei negozi, per esempio di là a sinistra la Borsa di Barcellona, quello sarebbe il Wall Street di Barcellona. Troviamo alberghi, negozi, restaurant, troviamo degli uffici perché non abitano delle persone qua oggigiorno, eh? Senza dimenticare le case in stile Liberty. Nell'angolo, a sinistra, dove c'è il negozio di Loef, la casa Lleó e Morera. Signore Lleó e Morera era un banchiere. Poi, la seconda casa importante, quella in colore marrone, sembra fatta in cioccolato, perché il signore Ameyé si dedicava alla produzione di cioccolato. E poi l'ultima, in colore verde, la casa Batlló di Gaudí, che rappresenta la leggenda di San Giorgio, il santo patrone della Catalogna, il cavaliere che ha ucciso un draco per a liberare una principessa, del cuore del draco è nata una rosa che San Giorgio le ha offerto alla principessa. Possiamo vedere, distinguere un po' la parte superiore della casa, la pelle del draco. Poi la torre rappresenta la lancia. Il ferro battuto dei balconi sarebbe l'elmetto di San Giorgio. Ma c'è gente che hanno visto qua con ispirazione carnevalesca del carnavale, nel senso che dietro la ceramica policromata della facciata sarebbe il confetti, poi il ferro battuto dei balconi sarebbe la mascherina del carnavallo, ma rappresenta la leggenda di San Giorgio. Poi la prima finestra, la grande finestra del primo piano, era utilizzata per la famiglia Batlló per vedere Barcellona, ma anche per essere visti per Barcellona, per mostrare loro ricchezza, loro potere e loro importanza. Erano membri della borghesia di Barcellona. Il signore Batlló si dedicava alla produzione tessile, il signore Ameyé alla produzione di cioccolato e il signore Lleó Morera era un banchiere. E poi l'architettura in stile Liberty è molto...